Sono aperte dalle 7 di questa mattina le urne per il territorio nazionale, sia per le elezioni regionali che per le amministrative. Per le regionali in Puglia sono in lotta 4 candidati: Michele Emiliano per il centro-sinistra, Adriana Polibortone e Francesco Schittulli per il centro-destra e una esponente del movimento di Grillo, La Ricchia. Particolare attenzione per le amministrative in Cerignola, nel Foggiano, dove ci sono ben 7 candidati sindaci: Franco Medda del Movimento Politico La Cicogna, Tommaso Sgarro del centro-sinistra, Paolo Vitullo del centro-destra, Gerardo Bevilacqua lista civica ed anche Franco Paradiso di un'altra lista civica e il Movimento 5 Stelle. Il nostro telegiornale seguirà a partire da domani mattina alle 8.30 la kermesse elettorale con i primi risultati per ciò che concerne le regionali, poi nel pomeriggio ogni 2 ore aggiornamenti in tempo reale sulle amministrative di Cerignola fino al primo verdetto di questa tornata. Andrea Iannone con la Ducati conquista a sorpresa la pole position del Gran Premio d'Italia, 8° appuntamento del Moto Mondiale 2015. Il pilota italiano con il tempo di 1.46.489 consegue un importante risultato per la scuderia italiana. Precede di 95 centesimi Jorge Lorenzo e di 121 millesimi Andrea Dovizioso, rispettivamente secondo e terzo posto. I due principali protagonisti della lotta per il titolo, Valentino Rossi e Marc Marquez, partiranno rispettivamente con l'8° e il 13° tempo per l'Iberico. Partenza della gara alle 14. Due anticipi hanno aperto l'ultima giornata della stagione per quanto riguarda il campionato di Serie A. Al Bentegodi di Verona finisce 2-2 tra Verona e Juventus in una partita divertente. Il vantaggio bianconero si concretizza nel primo tempo al 42esimo grazie ad un bel gol di Pereira. Nella ripresa arriva il pareggio di Luca Toni che vince la classifica cannonieri. Nel finale arrembante la Juventus si riporta in vantaggio grazie a Llorente, ma proprio nel finale arriva il prezioso pareggio scaligero con Gomez. Il Milan conclude con una vittoria, una sua stagione altalenante e forse anche l'ultima per Filippo Inzaghi. I rossoneri sbancano il terreno dell'Atalanta a Bergamo con il punteggio di 3-1. Vantaggio bergamasco con Ambaselli al 21esimo, poi nel primo tempo il pareggio di Pazzini sul calcio di rigore e poi il raddoppio ad opera di Bonaventura che si ripete a 13 minuti dalla conclusione della partita realizzando una doppietta personale. Oggi le altre che completeranno l'ultimo turno della stagione, tutte in campo alle 20.45. L'attesa più importante è quella del San Paolo, dove Napoli e Lazio si contendono l'ultimo posto disponibile per la Champions League. Fra le altre gare anche da ricordare Inter-Empoli, dove i nerazzurri chiudono una stagione disastrata.